Direttore, innanzitutto grazie di aver accolto il nostro invito e di essere presente qui con noi. Ok, lei sa già come funziona sicuramente il nostro gioco. Deve solo cercare di capire dalle frasi che le proporremo di cosa o di chi stiamo parlando. Ok, è pronto? Certamente, prontissimo. Allora, direttore, la domanda è questa: sono tutti timorosi di Dio o molti dovrebbero stare già in galera? Si concentri, direttore, quando è pronto. Mi viene da pensare timorosi di Dio. Eh no, mi dispiace, era molti dovrebbero stare in galera da anni. Ma Mannaggia, ero convinto, eh. passiamo alla seconda. Allora, direttore, stia attento. Molti fanno uso di stupefacenti o combattono l'uso delle droghe? Combattono l'uso delle droghe, è ovvio. Mi dispiace, direttore, la risposta giusta era molti Sbagliato fanno uso di stupefacenti. pure quello. Ma ho capito benissimo, adesso ho capito bene. Allora, vediamo se davvero ha capito, eh. Passiamo alla terza. Allora, tradiscono con trans e prostitute o conducono una vita irreprensibile? Tradiscono con trans e prostitute tutto quello che c'è. Vengono, vengono. Esatto, direttore, era proprio quello. Ho Tradiscono indovinato. con trans e prostitute. Ho indovinato. Lo so già. Lo so già, lo so già. Lo Ok, allora andiamo, passiamo alla so. prossima, eh. Allora, si tenga pronto, eh. Allora, tengono Certo. talmente al loro posto che se possono se lo tengono sino alla morte o non vedono l'ora di andare in pensione? Mi dica. Il posto, se lo tengono fino alla morte, sono attaccati con la colla proprio, se, catene di tutto. Sì. Quella lì, quella lì. Ma proprio Esatto, la è incredibile. Bravo, bravo direttore. Ho indovinato, lo so, guarda, Ma lasciamo passiamo stare. all'ultima. Va Allora, bene, se vuoi. sfruttano i mezzi pubblici senza pagare anche per andare al lavoro, oppure per andare a lavorare usano mezzi propri o pagano i mezzi pubblici? Facile, facile, facile. Sfruttano i mezzi pubblici anche per andare a lavorare, ma non solo, anche Quale per andare sarà? in giro. Se, non pagano mai, neanche l'aereo. Treni, tutto. Fantastico, esatto! Infatti sfruttano mezzi pubblici senza pagare anche per andare al lavoro. Bravo Grazie, direttore. grazie, grazie. Lo so. Allora direttore, in base a quello che lei ha risposto, le ricordo che c'ha un'ora e mezza di tempo per poter Un'ora e mezza, rispondere e dare la un'ora. risposta esatta per poter guadagnare 30 Buono, milioni quelli sono di buoni. euro. Prego Buonissimo. direttore. Ma ci metto un attimo, guarda, mi dia la penna, mi dia la penna. Ecco qua, tutto a posto. Voilà, ecco qua. Allora, guardiamo un po' cosa Trovati. c'è scritto. Arrivo. Ecco qua. Come? Parlamentari. Ma direttore, ma È come chiaro. parlamentari? Ma io non la capisco. Comunque, provi a spiegarci da cosa è arrivata questa deduzione, insomma. Certo. Allora, passiamo al primo inizio. Come mai dice che i parlamentari dovrebbero stare in galera? Da cosa le è venuto in mente? Certo, nel Parlamento italiano tutti lo sanno, cioè ci sono 20 e passa parlamentari che hanno sentenza passata definitiva, cioè giudicata, con sentenze di condanna, che dovrebbero stare in galera. Cosa fanno ancora in Parlamento a fare le leggi con noi? Non si sa, comunque è la verità. Ma passiamo al secondo indizio. Allora, molti fanno uso di stupefacenti. Cosa le ha fatto pensare i parlamentari? Mi scusi. Ma lei non è. Ma lei dove vive? Scusi, ma se lo ricorda l'intervista delle Iene quando erano andati dentro in Parlamento a prendere le tazzine, tutti drogati? Sono risultati positivi al test della droga. Cioè ci sono dentro gente che si droga dentro e fanno le leggi anche poi sempre con noi, o cocaina, eccetera. Hanno condannato poi le Iene, un po'. Però indagini su quelle, chi è che si drogava lì dentro, non possiamo saperlo. No, quello. L'italiano deve sapere solo che si droga. Il terzo indizio, allora, tradiscono con trans e prostitute. Che cosa le ha fatto pensare anche lì i parlamentari? Scusi, ma lei Scusi. come fa a condurre una trasmissione? Cioè, non le viene in mente Marrazzo con quelli che, con i trans che se ne andavano e si sono trovati dentro, con i carabinieri, con i video, non le dice niente, quello è un trans, andava con un parlamentare, con chi andava? Con Marrazzo, è un parlamentare pure lui, regionale, è un parlamentare. E quindi per me è legittima. Poi cosa le ha fatto venire in mente che i parlamentari, coloro che sfruttano i mezzi pubblici, ci provi a spiegare un po'? E ci hanno tutti le macchine, vanno a lavorare, le vede passare quando arrivano dentro
al Parlamento con le Audi, il Mercedes, il BMW, mai, macchine italiane mai, poi dicono che la Fiat è in crisi, comprano solo BMW, Audi, per andare, chi le paga? Le paghiamo noi, no? Gli aerei, i treni, non paga niente nessuno, li fanno solo gratis, tessere, cinema, tutto, cioè, si figurano i mezzi pubblici, neppure gli aerei, cioè, hanno sempre i posti riservati, io devo pagare. Ma sarà come dice lei. Infine, mi spiega come mai pensa che i parlamentari siano attaccati così alla poltrona, che ha parlato di colle, di catene, sembra esagerato, no? Ma lei abbia pazienza, ma veramente, ma vada a condurre Peter Pan e cose, cioè cos'è che me l'ha fatto venire in mente? Ma non lo vede, che c'è gente che è dentro da 40 anni, ci abbiamo parlamentari che hanno 100 anni, 91 anni, 93, Andreotti 94, 85, De Mita, l'abbiamo mandato al Parlamento Europeo, De Mita, 83 anni, 83 anni al Parlamento Europeo, ma mi dice che quanti anni sono che sono in Parlamento? Cioè, ma i giovani, dico, sono morti, dove sono i giovani per andare in Parlamento? Non ce li mandano, perché sono solo di loro, perché si incollano, probabilmente si incollano, c'è una colla speciale che quando vanno a casa, slack, staccano e se ne vanno via dalla poltrona. Questa è la verità. E mi viene a dire come mai, cosa mi fa venire in mente? Cambi lavoro, guardi, non ci sta. E dove ne trovo un altro? Mi avanti, perché proprio... Però ho paura che la risposta non sia quella. Quindi io, secondo me, io voglio i 30 milioni. Per me la risposta esatta è fondamentale. Voglio i 30 milioni di euro, li voglio proprio il tavolo. Se no faccio causa qua, faccio demolire tutto lo studio, tutto. Andiamo a vedere. Allora, mi dica se ho azzeccato o meno. Vi faccio sapere. Allora, andiamo a verificare la risposta, andiamo. E vedere se il nostro concorrente, il direttore, ha risposto giustamente. Apriamo la busta. Certo. Leggiamo. Ancora un attimo. E viene fuori l'immigrato clandestino, quindi ha sbagliato. Ma cosa ho sbagliato? Ma dove è arrivato? No, non mi interessa. Io vado a vedere da che cosa avete tirato fuori l'immigrato clandestino. E che c'entra, povero Cristo, che non c'entra niente? Che viene con la barca e dice... Che va con le prostitute, uno che viene in barca va con le prostitute, va con i trans, uno che viene in barca. No, non le voglio, io i 30 milioni li voglio, li dovete cacciare, se no qua, guardate, veramente, vi faccio causa, me ne vado, vi faccio causa. Arrivederci, fate un'altra trasmissione a buffoni, buffoni. Chiudi, chiudi, si è arrabbiato, chiudi.